Maria che ci ha comunicato che siamo qui, quindi è merito suo. Quindi già questo primo incontro, perché questo non siamo qui a casa, ma siamo stati convocati da lei, siamo nel mese dedicato oggi, nel caso nel mese e giorno della parola di Padre, e quindi sono delle semplici coincidenze. Ringraziamo innanzitutto per questa cosa. Poi vorrei ringraziare innanzitutto il signor Giancarlo Vicenti, vescovo del Patriano Matelica, che ha accettato il nostro invito. Cambio il microfono perché si sente meglio. Lo ringrazio perché non è scontato che sia qui, perché è molto impegnato. Poi siamo in procinto del grande pellegrinaggio macerato da Loreto, di cui lui è ideatore di diversi anni fa, quindi in questo momento sta veramente girando, quindi sono veramente grato. E questo ci testimonia che noi stiamo parlando al passato, pur avendo allestito una mostra che riguarda le apparizioni della Madonna, i santuari, così, che parte addirittura del primo, addirittura nell'anno 1000, che proprio vicino a noi, la Madonna dell'Arco, del Cortino, è data nel 2000, ma arriviamo come a noi con una storia viva. E il pellegrinaggio è una di quelle storie in cui il popolo è ancora coinvolto, dove sono coinvolte veramente tante persone, e questo ci dice quanto sia importante, quanto sia ancora presente questa devozione, come Maria ci accompagna in questo cammino. Poi vorrei ringraziare veramente l'amministrazione comunale, il sindaco e l'assessore che sono della cultura, la signora Cesca, la signora Giampaoli e Massimo Cesca, per essere intervenuti, perché loro veramente ci hanno supportato in questa iniziativa, e quindi siamo veramente grati, perché insieme veramente si possono fare anche delle cose. Poi possono ringraziare i priori delle confraternite che sono qui presenti nel mio parco, che sono i veri ideatori di questa mostra. Innanzitutto Gerardo Lochetti, Hermes, Cesca e Attilio Rubiani, sono i migliori del tempo per terra, e quindi di Corioli sono delle realtà importanti che dimostrano tutto il loro vivacità. Poi anche a maggio abbiamo anche il santuario della Madonna di Guadalupe, che è retto anche dalla confraternita della Madonna di Guadalupe, e in questo mese a lei dedicato la mia iniziativa, e poi adesso c'è un nuovo organo. Sono delle belle serate, che poi poi approfondire questa presenza. Ecco, che dire, la mostra poi ci avrà un modo di parlare, cosa. In questo momento si dovrebbe ringraziare la parrocchia, perché tutto questa nostra attività nasce dentro un alveo, che è l'alveo della parrocchia di Corioli. Quindi sapete, noi in Corioli abbiamo il privilegio, ma non per noi, io credo che sia un mandato per un'unica parrocchia. Parco, non so se è così, perché ha a che fare con una realtà abbastanza grande, però ci tengo a dire che queste sede nasce con una realtà della parrocchia, la presenza del confratello nella testimonianza di questo segno di unità, che mi sembra una cosa molto bella. Io sono rappresentante dell'associazione Olmo, che in qualche modo siamo stati coinvolti anni, in questa amicizia con loro, li abbiamo aiutato, e visto un po' la nostra esperienza nel fare delle mostre ormai da parecchi anni, prima di tutto noi siamo coinvolti in un'amicizia, e questa amicizia è diventata anche operativa condividendo queste iniziative che noi condividiamo più. Adesso passo la parola a Don Fabio, perché ci darà un saluto e poi salutiamo gli altri. Il problema è che non è che le faccio io, perché purtroppo
io a tanti agenti dico, guardate, non è che li faccio io, li fanno gli altri, e io li accolgo. Questo evento di questa mostra, come le altre mostre fatte anche qui a Sant'Agostino, e credo che quella sui piccoli turistici sia ancora viva nei nostri ricordi, è una delle tante iniziative che appunto vengono prese da alcuni, in questo caso dalle confraternite, e che sono, come dire, a vantaggio di tutta la nostra comunità. Perché in questa mostra sicuramente vedo un'occasione per poter approfondire la nostra fede, che passa anche per la devozione alla Vergine Maria. Perché la devozione, dicevo l'altro giorno, è una forma di vivere la fede. La fede passa attraverso, diciamo, anche la devozione, e dico la verità, quella popolare a volte è proprio quella che mantiene vivo in qualche modo anche uno spirito che a volte magari in alcuni contesti si perde. Per cui io non posso che ringraziare chi si è speso in questi mesi per la preparazione, e ovviamente grazie anche a Monsignor Giancarlo Vecchia. Diciamo, la Corridonia ormai è di casa, è venuto per fare le presine, è venuto anche in altre occasioni, e siamo sempre contenti perché ci dice innanzitutto un accompagnamento dei nostri pastori, ma soprattutto ci dice una gioia, che è quella che Monsignor Giancarlo sa trasmettere, che sicuramente è frutto di una vita vissuta e probabilmente anche di una devozione speciale per la Vergine Maria, che credo Monsignor Vecchia ci esprime in tante cose, soprattutto nell'esperienza bellissima del pellegrinaggio a Ceracone. Quindi ecco, io ringrazio tutti voi che siete venuti, ovviamente la nostra amministrazione che ha sostenuto questa iniziativa, e poi credo che sarà nostra, diciamo, compito pubblicizzarla e sicuramente invitare anche i gruppi della parrocchia, le associazioni, i movimenti, il catechismo, perché no? E non è detto che non si possa invitare anche qualche scuola, magari qualche insegnante di religione che è sensibile e volesse approfittarne, sicuramente sarà un'opportunità per tutti. Ridico, come lo disse anche alla conferenza stampa, che pensiamo che questo evento si possa concludere davvero, diciamo, con un altro evento importante, potrebbe essere il ritorno del simulacro della Madonna del Pianto, che è patrona della nostra diocesi, qui a Corridonia dopo oltre 70 anni. Venne nel 48-49, un po' in queste zone, dicevamo, ci sono tante testimonianze di questo passaggio. Qui abbiamo una miniatura di questo simulacro che è venerato a Fermo e che è patrono di tutta la nostra arcidiocesi. Non tutti lo sanno in realtà, ma è di fatto è lei che è patrona. E quindi sarebbe bello, fine settembre, 10 ottobre, poterla avere di nuovo qui a Corridonia, proprio quasi a conclusione di questo periodo che inauguriamo oggi, non a caso, 13 maggio, Madonna di Fatima, colei che ha salvato la vita al nostro San Giovanni Paolo II. Quindi, quale è il miglior giorno di questo per iniziare e per aprire questa mostra? Ecco, grazie a tutti, e ora lascio la parola. Grazie, Fabio. Adesso vorrei dare la parola a Pieraldo, in rappresentanza delle confraternite, che ci dà due parole su come nata quest'idea. E quindi innanzitutto lo ringrazio, ringrazio loro innanzitutto per l'idea, poi Patronato si è aggiunto, abbiamo messo insieme le forze. Buonasera a tutti, sono molto lieto di accogliervi in questa chiesa, e vedete voi la bellezza della chiesa, ma soprattutto della mostra che siamo riusciti con fatica, veramente questa volta con fatica, ad allestire. Insieme agli amici dell'Olmo e delle altre confraternite, era un bel numero delle che abbiamo fatto. Siamo partiti tempo molto molto indietro a parlare insieme quella di Sant'Agostino, mentre loro a San Francesco facevano la mostra su Sant'Agostino e su vari documenti del santo. Noi abbiamo fatto un altro tipo di, facevamo un altro tipo
di lavoro, l'influenza che il pensiero agostiniano, il movimento agostiniano aveva avuto nella storia del Vaticano. Era molto importante. Questa è una manifestazione, una testimonianza. Questa chiesa si chiama Sant'Agostino perché era sede di un monastero agostiniano. Poi siamo passati, dopo qualche tempo, a fare la mostra sui miracoli eucaristici. Qui si è aperto casualmente, perché nessuno di noi lo aveva programmato, pensato, ma un percorso che, partendo dai miracoli eucaristici, che aveva pensato il messaggio dei miracoli eucaristici, aveva pensato a Cudis, ci ha portato poi alla forza dirompente, propulsiva che ha l'Eucaristia, la presenza di Gesù fra noi, il martello, una famiglia che, coltivando l'Eucaristia quotidianamente, sono riusciti a fare una famiglia di santi. Santa Teresa è il campione di questa famiglia, ma i genitori sono stati dichiarati santi. Un'altra sorella è iniziato un processo di beatificazione. Quindi la presenza di Gesù fra noi, che ci guida, ci stimola, ci insegna. Poi siamo passati ancora l'anno scorso, una memoria bellissima, quella di Jérôme Leger, lo scopritore del cromosoma 21, no? La sindrome di Down. Lui, per le sue condizioni, per la sua forte fede, è stato ridicolizzato, è stato messo al margine della comunità scientifica, è stato umiliato in tutti i modi, gli è stata pure negata il giusto riconoscimento del premio Nobel per aver detto una frase: la nostra scelta è uccidere o non uccidere. Noi non uccidiamo. E oggi ci troviamo di fronte a quest'altra realtà. I messaggi che nella storia, i messaggi di Maria che nella storia ci hanno aiutato, ci hanno consolato, ci hanno stimolato. E qui ne abbiamo un esempio. È molto relativo, perché pensate che tutte le apparizioni che sono state documentate in questo catalogo sono ben 150. Noi qui ne abbiamo una ventina, niente di più. E poi abbiamo voluto in questo modo dividere la mostra in due parti. Questo è il cuore, la parte convulsiva, la parte più bella. Ma poi abbiamo tentato anche di fare un altro tipo di lavoro, e voi ne sarete accorti. Noi vogliamo in qualche modo ritrovare le nostre radici di comunità di Corridonia che affondano proprio nella venerazione a Maria. Questo è un esempio. Qui abbiamo messo il simulacro della Madonna del pianto di ferro, ma qua, se fate caso, c'è la statua lignea della Madonna di Loreto, questa risale al 600. Lì, accanto alla Madonna, nel quadro che riguarda Guadalupe, abbiamo messo non a caso lo stendardo degli amici della mia fratella di Guadalupe, proprio per dire la tradizione della venerazione alla Madonna di Corridonia. Accanto alla Madonna di Fatima, sul fondo, c'è la statua che quasi tutta la parte delle famiglie di Corridonia è presente. Qua la Madonna di Lourdes, questa è stata una statua trovata da Giorgio, l'amico Giorgio, come congiato in maniera non proprio messa bene, diciamo. È stata restaurata, è stata riportata in questa chiesa e sta a testimonianza anch'essa della grande venerazione che ha concorrido a Genova. Poi qua c'è un altro pezzo della mostra che è a divenire. Abbiamo chiesto a tutti quelli che vi facciamo a voi l'invito di mandarci tutte le foto delle varie edicole mariane presenti sul territorio. Vogliamo infatti abbiamo rubato al signor sindaco la mappa del territorio di Corridonia, proprio per segnalare, per fare poi una mappa precisa di questi edicoli. Questo è il nostro scopo, fare questa mostra principalmente per capire il messaggio mariano e far conoscere, far
farci ricordare a noi la grande venerazione che i nostri, diciamo, predecessori hanno avuto, ma che noi dobbiamo riscoprire e dobbiamo avere. Quindi ecco il significato della mostra a cui noi abbiamo voluto accedere, in qualche modo abbiamo voluto fare. Grazie. Dove andare? In pellegrinaggio
ci educa ad andare alla meta, ci mette in evidenza la questione della meta. Infatti io ero un entusiasta delle ore di revisione, ma anche gli studenti spesso dice, ancora ho sentito alcuni anche ieri sera, il nostro alunno del liceo classico, che mi ricordavano certe frasi che io dicevo. Però alla fine dell'anno c'erano gli studi, le interrogazioni, gli esami, le vacanze che San Giovanni Bosco chiamava la vendemmia del demonio, e tutto finiva, tutto scompariva. Allora ho detto, bisogna creare un gesto che unifica tutta la vita, la scuola, le vacanze, sono l'espressione di una stessa cosa. Non si sente? Quindi il pellegrinaggio è nato da questo desiderio di fare in modo che i ragazzi, ciò che vivevano allora la televisione, diventasse vita, si entrasse nel modo di vivere, di rapportarsi. Ecco che è nato il pellegrinaggio. E quest'anno il titolo è... Posso fare un po' di propaganda? È interessantissimo, è una domanda. E sono stato intervistato ieri da un giornalista della radio e poi un altro che mi ha posto delle domande interessantissime. Perché ponete una domanda? E poniamo una domanda perché il cristianesimo è coinvolgersi in un cammino in cui c'è una presenza significativa, importante. Allora, quindi il primo pensiero che volevo dire è questo, di sentire l'importanza della fede, l'importanza del cristianesimo come ciò che mi coinvolge veramente. Allora, ecco il tema. Chi c'è? È la domanda di Gesù a Maria Maddalena, la domenica di Pasqua, quando lei stava a piangere perché Gesù non c'era più neanche il corpo di Gesù. E Gesù, infatti, ogni giorno Gesù ci pone questa domanda: ma tu nella vita chi cerchi? Non che cerchi. Il Papa ha commentato meravigliosamente questa domanda in un intervento che abbiamo precisato. Noi non ci soddisfa nella vita le cose, noi cerchiamo la persona che ci compie, che ci fa essere, che ci dà la felicità vera, autentica, piena, totale, divina, che ci rende consistenti. Quindi il tema, anzi posso fare anche uno spot pubblicitario, su Radio 1, può essere anche sentito in televisione, Radio 1, no? I venerdì di maggio io commento questo tema in 1 minuto e 30 secondi. Lì oscilla, in genere è prima del giornale radio delle 21, ma adesso con le partite o prima o dopo, tra le 20 e le 21. Allora, cari amici, la fede è coinvolgimento, allora il lavoro da compiere, ma allora tu per chi vivi, chi cerchi, chi ti compie? Allora la domanda attende una risposta. Terzo pensiero che voglio darvi è questo. Perché diamo importanza alla devozione mariana, al pellegrinaggio mariano? Perché è importante la Madonna? Vi leggo questo pensiero di San Luigi Maria Grignion di Monforte, grande devoto della Madonna. Tutta la nostra perfezione consiste nell'essere conformi, uniti e
consacrato a Gesù Cristo. Chi c'è? Gesù. Perciò la più perfetta di tutte le devozioni è incontestabilmente quella che ci conforma, ci unisce e consacra più perfettamente a Gesù. Ora, essendo Maria la creatura più conforme a Gesù Cristo, ne segue che tra tutte le devozioni quella che consacra e conforma di più un'anima al nostro Signore è la devozione a Maria, sua Santa Madre, e che più un'anima sarà consacrata a lei, più sarà consacrata a Gesù Cristo. Ecco, è quello che poi anche questo grande beato Carlo Acutis pensava anche lui su quello che è l'importanza della Madonna. C'è un canto che i macellatesi che andavano a piedi a Loreto facevano, perché nel passato era una tradizione normale, dopo un'iniziativa in genere nel mondo agricolo, dopo la semina, dopo la mietitura, dopo la vendemmia, eccetera, oppure dopo un avvenimento che è accaduto, battesimo, matrimonio, una morte, eccetera. Ecco, dopo ogni evento le famiglie andavano a piedi al novello durante la notte e cantavano così: evviva Maria, evviva Maria e chi la creò, senza Maria campar non si può, senza Maria campar non si può. Perché? Perché come faccio a conoscere e seguire Gesù se non passo attraverso la Madre? La prima che ha saputo accogliere e seguire Gesù. Quindi l'importanza della Madonna, che poi tutti i santi hanno valorizzato. Io cito sempre San Massimiliano Maria Colombo, questo martire ad Auschwitz, che ha lasciato questo messaggio: lasciati condurre dallo Spirito Santo. Sentiremo anche nella messa oggi questo dono: lasciati condurre dallo Spirito Santo e dall'Immacolata, e allora tutto ti sarà possibile. Nella vita tutto diventa possibile se c'è l'incontro con Gesù, che passa attraverso la Madre. Senza la Madre non ci sarebbe Gesù uomo. Quindi chiediamo al Signore che in noi, ecco, si risvegli questo tipo di fede che si sta addormentando, di fiducia più grande nella Madonna. E Carlo Acutis è un grande esempio. E allora la Madre racconta come è nata la passione per le apparizioni della Madonna. Per Carlo era molto importanti i luoghi dove nel corso dei secoli la Vergine si era manifestata, sia per operare miracoli, sia per guidare i suoi figli alla vera vita. È per questo che prima di morire aveva cominciato a realizzare la mostra sugli appelli della Madonna, titolo Appelli della Madonna, che poi ultimamente noi più vivace, più
pieno di entusiasmo che cerchiamo di risollevare. A me colpisce come tutte le apparizioni della Madonna hanno questo contenuto. Primo, di essere felici non sulle cose che non la danno la felicità, ma sulla pienezza del rapporto con Gesù, di non andare all'inferno. Quindi la preoccupazione della Madonna di pregare per quelli che vanno verso, che camminano verso l'inferno, la salvezza di tutti gli altri, salvate tutti. Qui pure ci sono delle pagine molto belle di come il Beato Carlo Acutis invitava alla preghiera per i peccatori, per i lontani. Con la Madonna il cristianesimo allora ripropone la felicità, la speranza, la pienezza della vita. Io ho fatto questa esperienza, che nella mia vita tutto ciò che ho chiesto alla Madonna l'ho ottenuto, tutto, tutto. E dopo che l'ho detto ho trovato scritto anche che San Padre Pio ha detto la stessa frase, stesso concetto. Io dal Rosario ho ottenuto tutto, dice San Padre Pio. Allora, ecco, io mi avvio verso la conclusione con due messaggi. Il primo messaggio che vi lascio è questo, che l'ho imparato dall'esperienza entusiasmante del pellegrinaggio e che mi hanno, queste parole che vi dico, mi hanno accompagnato in tutto il mio episcopato, tant'è che a febbraio ho celebrato i 20 anni della consacrazione episcopale e ho detto che le 3 anni della mia vita sono state solo queste. Uno, la fiducia, più fiducia in Gesù, nella Chiesa, nel prossimo. Secondo, la fraternità, perché si vive insieme ciò che è vero, non da solo. Per questo c'è l'esperienza del pellegrinaggio o di queste esperienze che voi state facendo. Fiducia, fraternità, entusiasmo. Don Milani, che è un autore che a me piace molto, insieme a Don Giussani, diceva che bisogna lottare contro la mentalità cittadin borghese, intellettuale, studentesca, tutta la parola, contro la mentalità cittadin borghese, intellettuale, studentesca, che tutto diventa importante, no? Ciò che è importante è ciò che è vero. E diceva, la saggezza di una vita non si misura dal luogo piccolo o grande che frequenta, in cui uno si trova, ma la saggezza dipende dagli slanci del cuore. Per questo le anni della vita, fiducia, fraternità e entusiasmo. Allora, concludo proponendovi come impegni, come proposte, perché non finisca qui, qui è un inizio, no, la nostra. Ecco, allora, prima cosa, pensate all'esperienza dei cammini mariani. Io ne propongo uno per l'ingaggio, voi proponete l'esperienza delle vostre. L'esperienza dei cammini che diventano sempre più importanti e veri attraverso il metodo della consacrazione alla Madonna. I grandi santi questo proponevano. Allora la consacrazione personale, la consacrazione della famiglia, la consacrazione della comunità, della città. La Gerata è chiamata Civitas Maria. Maria che fu consacrata quest'anno, sono 50 anni, 70 anni, c'è una festa. A Fabriano è consacrata la diocesi alla Madonna del Buon Gesù che dal 1456 costruisce quella città.
la consacrazione personale, familiare, la famiglia, delle comunità, della città alla Madonna può diventare una cosa importante. Secondo, il metodo che la Madonna ha raccomandato sempre, come abbassare con la corona del rosario, il rosario. E ci sono pagine stupende qui in cui il Beato Carlo Acutis parla del rosario. 200-206. Ho stancato troppo? Certo, venite di sì. Perché a me piacciono le preghiere che brevi ma corte. L'ho detto ieri che alla festa del liceo si faceva discorsi lunghi e lunghi. Allora, la mamma scrive su Carlo: per Carlo un mezzo efficacissimo per meditare la vita di Gesù era la recita quotidiana del Santo Rosario. E io adesso, che sono emerito, quindi ho meno lavoro di fare, anche se lavoro di più, perché dice tanto non fai niente, mi chiamano tutti, però mi sono proposto di dire 3 rosari al giorno per la diocesi che ho lasciato. Perché un mezzo efficacissimo per meditare la vita di Gesù era la recita quotidiana del Santo Rosario. Maria ha vissuto con lo sguardo fisso su Gesù, facendo tesoro di ogni sua parola. Conservava tutte queste cose, la Madonna, meditandole nel suo cuore. Luca 2,19. Recitando il Rosario vivremo questi misteri attraverso il cuore di Maria e sarà più facile impostare la nostra vita imitando quella di Gesù e di Maria, come diceva Carlo, nell'accogliere il messaggio dell'angelo che le annunciava la nascita del Salvatore, con il suo sì Maria ci ha donato l'icona ideale su cui modellare anche la nostra vita. La Madonna fece 15 promesse speciali apparendo al Beato Alano della Roche, monaco domenicale di questa nuova apparizione. Allora, i miei suggerimenti, dicevo, la consacrazione, il rosario, e il Papa Francesco in un tweet ha fatto scrivere: pregare il rosario in famiglia quotidianamente fa sì che in essa non si esaurisca mai l'olio della fede e della gioia che sgorga dalla vita nei suoi membri in comunione con Dio. Terzo e ultimo consiglio: continuate questa mostra. Possono nascere nuove iniziative, proposte, perché il cammino, il pellegrinaggio, come sempre dico, non si fa in una notte. E l'ho sentito ripetere, l'altro giorno c'è stato un video in Zoom dei responsabili del pellegrinaggio di tutto il mondo, e ho sentito parecchi che hanno detto: il mio pellegrinaggio non è quello di una notte, è quello di tutti i giorni, perché l'esperienza del pellegrinaggio è il ritmo di ogni giorno detta dall'esperienza della vita. Allora, continuare questa mostra, nascono idee, si può fare, per esempio, sono andato a parlare in una parrocchia dedicata alla Madonna, e Vergini, ho detto che facciamo un gemellaggio tra la devozione a questa immagine della Madonna e il nostro pellegrinaggio. Per esempio, se voi scrivete una bella testimonianza su quello che state facendo e la proponiamo a tutti, anche nel cammino, in pellegrinaggio, e questa è una bella iniziativa, può essere. E aiutate il Beato Carlo Acutis a diventare santo, come dite voi. È già santo, ma che si arrivi alla proclamazione. C'è bisogno di Milano, quindi mettetelo al lavoro.
cedete le vita a Beato Carlo Acutis. Quindi fate un promotore per il cammino della santità di questo grande, grande ragazzo. Io vi ringrazio molto, vi chiedo scusa che sono stato confuso perché avevo preparato in un'altra forma, poi ho cambiato perché ho sentito altre cose. E allora, però, da ultimo concluso con le tre ali per vivere ed essere felici e queste proposte di consacrazione del rosario, della continuità della vostra con nuove esperienze che diventano più continuative e più mondiali, così diventate il centro del mondo. Grazie. Che si sono creati.
e tra le tante cose ho detto però, e gli ho dato per regalo un altro libro che abbiamo fatto l'anno scorso, l'anno scorso un altro libro sulle telefonate di Papa Francesco. Lui già ogni anno, da quando è stato diventato Papa, tutti gli anni, quindi tutte le telefonate del Papa fino all'anno scorso. Gli ho detto, ho rubato il posto al comitato che voleva venire in udienza a consegnargli il libro. Fissiamo subito l'udienza. E fu fissata l'udienza, quindi con quattro giovani responsabili del comitato, siamo ritornati dal Papa a portargli questo, a raccontargli l'esperienza del pellegrinaggio. Ma ci ha impressionato questo fatto, che in un'ora e mezza di dialogo, lui appunto sapeva tutto, era curioso, felice, contento di sapere. E poi quando gli abbiamo detto, però Papa Giovanni Paolo II è venuto, lei è dopo c'è stata la pandemia, lui vicino, quindi adesso rimane aperta questa domanda. Però mi ha commosso questo. E questa iniziativa delle telefonate è iniziata così, che lui è stato eletto Papa ai primi di marzo del 2013, i primi di i primi di maggio noi vescovi della metropolia di Ancona avevamo l'udienza con Papa Benedetto per la cosiddetta visita benigna, che Papa Francesco ha confermato le udienze che erano fissate col Papa, e quindi siamo andati da lui. Allora, dite quello che state facendo. Quando è toccato il mio turno, eravamo cinque vescovi, e quando è toccato il mio turno, io ho detto, io sono il vescovo responsabile della pastorale giovanile delle Marche, e le voglio chiedere un consiglio che ci aiuti, no, prima dite quello che fate, e io ho raccontato quello che facciamo, e io ho raccontato soprattutto del pellegrinaggio che si ho raccontato, e lui e poi ha reagito al mio racconto molto bene, ma soprattutto molto bene, ci sono impressionato, ma soprattutto ritornare venendo su quel concetto da cui sono partito, qual era la prima parola che vi ho detto, che è determinante, coinvolgimento, non coinvolgimento. Lui mi ha detto che con i giovani bisogna coinvolgersi e ascoltarli, anche se c'è la mandarcia dei rospi. Però ecco, questo dialogo ha fruttato che dopo, quando è finito tutto, c'era il saluto in bacia a mano, io siccome nei primi anni, che era una novità perché la terra non ci faceva i pellegrinaggi, nei primi anni mi ricordo che mi arrivavano durante la notte delle telefonate anche di giornalisti che io trasmettevo a tutti. E allora gli ho detto, perché non fa anche lei una telefonata? E da lì è venuta questa esperienza. E oggi, stamattina, ho spedito in posta la lettera, scrivendo fuori sulla busta personale per il Papa, in casa alla Manta, per chiedere la telefonata. Quindi basta così. È come vuoi, se vuoi. Poi di continuare, perché penso che ne hai da raccontare. No, vi racconto questo episodio che racconto sempre, che è scritto in tutti i libri, quindi, che mi impressionò, mi pare, eravamo nel 1994, che a un certo punto vengo a sapere che partecipava una squadra di pallavolo della Russia, che era a Roma, che arrivava al cammino del pellegrinaggio. Allora, durante la notte, io cerco di far parlare delle esperienze belle, avvicinate, e allora chiedo a una cama della squadra di pallavolo della Russia con una interprete, e chiedo,
sei con le tue compagne, sei venuta a un pellegrinaggio cristiano. Risposta: perché sono atea. E io subito reagisco: ma come? Una persona atea al pellegrinaggio? E lei reagisce: perché voglio vedere Dio nel volto di quelli che ci credono. Queste sono cose che ti rimangono fisse nel cuore e che ti danno lo slancio di cui parlava Don Milani, lo slancio di vivere il dono della fede coinvolgendoci tutti e coinvolgendo tutto, la ragione, il cuore, le gambe. L'anno scorso io ero talmente malandato dopo il Covid che non camminavo male, si era pensato di mettermi in carrozzina e parlare da lì, però la Madonna non ha permesso la carrozzina e mi ha fatto camminare tutto, l'ho fatto come sempre. Il cardinale Zuppi che mi vedeva così bispo a Loreto, quando ha fatto il discorso di saluto, di conclusione del pellegrinaggio, ha ringraziato tutti e poi ha chiesto che sia fatto esame antidoping a Don Giovanni. Però questo entusiasmo, anche io mi ricordo studenti che dopo, perché il pellegrinaggio era andato proprio, dicevo, perché diventasse il cuore della vita, per cui dopo durante l'estate mi scrivevano lettere gli studenti, altre cose, a settembre si ripartiva da come era andato il pellegrinaggio, come eccetera. Era una catena d'oro che legava la vita. E allora molti mi dicevano, ricordo a settembre, mi dicevano che erano faticoso, soprattutto quando alla fine ci sono tutte salite, quindi per la salicella, le salite. E tu durante quelle salite, noi stanchi notte, tu parlavi. Secondo noi tutti i droghi, mi dicevano. Ma non era la droga, è l'entusiasmo. Mi raccomando, non rinunciate all'entusiasmo di essere cristiani oggi. Questo è il problema. Questo è il problema. L'entusiasmo di essere cristiani oggi, che i malanni che ci stanno e sono tanti, non sono la vita, non sono tutto. Dentro questi malanni c'è la risorsa che salva, che libera, che fa rinascere, che fa risorgere. La Madonna ha vissuto questo e ci fa vivere questo. Lasciati condurre dallo Spirito Santo e dall'Immacolata, allora tutto ti sarà possibile. Ed è vero. Bene, grazie. Purtroppo ci è andato a mettere, io non ho saputo dopo che quando era stampato, non
l'unica cosa che è sbagliata è che c'è il mio curriculum vitae. Però c'è un'intervistato. Sono quest'anno è stato un passato. È stato 100 anni della nascita di Don Giussani. Per me Don Giussani, come Don Milani, ma soprattutto Don Giussani, è stato l'anima della vita mia. E io ho fatto un pellegrinaggio sempre in dialogo con lui. Tanto è vero che una volta lo fa, è venuto, altre volte ogni anno mandavo un messaggio. No, è venuto due volte. Nel 1987 ha fatto la testimonianza allo stadio, poi ha camminato. Gli ho fatto camminare un'ora e mezza perché era molto malato e poi questo episodio che ho raccontato a Antonio la testimonianza e poi si passava attraverso una gelata, io volevo far bella figura, allora canti di festa, battimani, folklore, battute eccetera. Grazie.
piazza San Pietro e poi i podisti camminano tutti gli altri 3-4 giorni per arrivare sabato allo stadio, e nelle città dove arrivano dal vescovo al sindaco alle altre autorità accolgono al fianco la loro città. Quindi, e poi ci accompagnano lungo tutto il pellegrinaggio, e adesso è molto importante. Ieri mattina mi ha intervistato la radio e io mi è scappato, ho detto una cosa: io invito a venire al pellegrinaggio quest'anno anche Putin, Zelensky e tutti i capi che fanno, che hanno la guerra, i capi popoli che hanno la guerra, perché otterranno certamente la pace se vengono, hanno detto. Ma questo farà pubblicità, se ne vedrà uno spot enorme sui giornali, vabbè, vedete un po', però io vi invito, e comunque l'anno scorso abbiamo fatto, quest'anno faremo, manderemo un messaggio. Beh, infatti ieri con la mezza stampa ci andava anche che nei messaggi della Madonna lasciati alla sociologia c'è la consacrazione della Russia alla Madonna, questa consacrazione che Papa Francesco insieme all'Ucraina ha rinnovato lo scorso anno, vogliamo anche ricordare come qualcosa di importante, no, da riprendere, perché ci riguarda tutti quanti in questo momento. Ma scusa, citato Sor Lucia era un amante del nostro pellegrinaggio, ogni anno ci mandava un messaggio e ci siamo anche telefonati, ma adesso non riesco più a con madre, deve essere per molta sì, perché mi sono arrabbiato con lei. Sono emersi, perché col grande amico cardinale vescovo di Novento, Tomasti, abbiamo invitato a venire a portare la testimonianza con gli anni, sono personaggi significativi. E all'ultimo momento, il giorno prima del pellegrinaggio, due giorni, mi telefona che non può venire lei, mi telefona che non può venire, non viene più. La ragione era perfetta, perché io mi sono arrabbiato e lei dice: io non sono una professionista delle testimonianze, non è un mestiere di testimonianza. Sì, io venivo al pellegrinaggio perché stavo a Roma dalle mie suore e era pace, ma adesso venire solo per fare la testimonianza non mi pare cristiano, non mi pare giusto. Io sono arrabbiato tanto, lei però era una santa. Ma comunque Sor Lucia ci mandava ogni anno un messaggio che noi leggevamo. Mi pare che ci siamo anche telefonati. Bene, dicevo, adesso se qualcuno si vuole fermare, aggiunta, no, bisogna dire due parole che sulla mostra, perché questa mostra chiaramente tenerla aperta per noi significa venire a venire. La chiesa, ma accompagnare le persone che, come abbiamo visto, sono delle belle immagini che ci colpiscono, però fare una sintesi, quindi accompagnare per dare alcuni spunti, poi uno si può fermare sul pannello o altro, però la nostra intenzione è di dire due parole, accompagnare per facilitare la comprensione, incogliere veramente, ci sono tanti spunti interessanti veramente di come la Madonna si manifesta, come la manifestanza si è manifestata nel tempo. Quindi per noi di tenere aperto questo significa un impegno, ma anche un'occasione di incontrare le persone e di accompagnarci alla visita, no, della... e coinvolgersi. Esatto, come dice Don Giancarlo, questa cosa qua. Quindi per ringrazio di nuovo tutti, e poi per chi vuole c'è un appuntamento alla messa fra un pochino. Quindi adesso c'è anche lo tempo, lo spazio per fare un breve giro, chi vuole, possiamo intentare, non so se, però c'è anche questa possibilità. Il rosario, io per esempio il terzo rosario lo dovevo dire, l'ho detto, ma anche perché mi ridavo il rosario. Ieri un sacerdote, giovedì